Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Caffè, io sono Luca. Oggi abbiamo fatto un mega recupero manga in fumetteria, soprattutto Chris ha recuperato veramente dei manga un po' particolari, lo vedrete nella seconda parte del video. Ora invece vediamo insieme a me brevemente, velocemente, i miei recuperi di questa settimana. Passiamo a Tokyo Revengers, partiamo anzi da Tokyo Revengers numero 16. La serializzazione J-Pop continua senza intoppi. Sempre copertine di grande, grande, grande qualità. Living Room Matsunaga-san numero 8. Leggero, bello, sensibile, carino, tranquillo, slice of life. Mi piace molto. Lo continuo a leggere veramente con interesse e sono molto contento di continuare a recuperarlo. Star Comics 5,50 euro. Terminiamo poi sempre con la Star per quanto riguarda i miei acquisti. Kaiju 8, numero 8, 4,90 euro. Star Comics brava, pagina colori. Pagina colori, sono molto contento. Copertina con le alette di qualità. La giusta qualità al giustissimo prezzo. Stiamo vedendo dei prezzi stratosferici sempre più alti su tutto e anche nel mondo manga. Se J-Pop, scusate, se Star Comics regge questo prezzo, veramente complimenti. Contano secondo me di venderne tanti, tanti, tanti. A me i primi due erano piaciuti, li avevo presi nel cofanetto della prima uscita, se vi ricordate, avevamo fatto anche l'unboxing di tutte le varie versioni che c'erano. Lo proseguo molto volentieri. Andiamo a vedere dove va a parare, ma ora passo la parola a Chris che vi mostra i suoi acquisti.